di quest'ultima tornata. Naturalmente il teleobiettivo ora schiaccia molto la prospettiva, quindi sembrano molto più vicine di quanto in realtà non siano alle due fuggitrici, alle due fuggitive che ora, vedete, arrivano, la vedete lì davanti all'ultima curva a destra, e a quel punto sono gli ultimi 600 metri di gara. Tra la Longo non vuole passare, probabilmente ha intenzione di fare... E attenzione, perché questi rallentamenti sono pericolosissimi, e sono veramente pericolosi. Se continuano così, veramente c'è la possibilità che da dietro rientrino. Vedete che la Van Mortel chiuta il doppio pericolo, quello costituito dalla Longo, che non vuole passare avanti. Grandissima l'esperienza di questa atleta, che però ora è costretta. La Van Mortel prende le sue ruote, però attenzione, perché da dietro, siamo in un tratto in discesa, stanno arrivando le altre atlete. Eccole là dietro, vedete che la Longo è stata in un certo senso costretta a passare avanti, ed ora comincia lo sprint. Progressione da parte della Longo da dietro, vediamo anche la Bonanomi, è partita la Longo, ma mi sembra essersi lanciata molto bene la Van Mortel, la passa sulla sinistra, ed è la Van Mortel a vincere il campionato del mondo. Van Mortel al primo posto, secondo la Longo, poi testa a testa tra la Farini e la Ciarameda. Però la sensazione è che la Ciarameda si sia piazzata al terzo posto per la Fanini, e la quarta posizione, peccato, perché era veramente bella la progressione della nostra atleta. Quindi Van Mortel, campionessa del mondo, rivediamo la volata netta, la vittoria dell'olandese, che quindi si riconferma